Aspetta, Cosa? aspetta, metto giù il telefono. Stavo insomma rileggendo le perle di saggezza che abbiamo Di appena sparato. salvezza. Sì, di salvezza che abbiamo appena sparato. Oh, guarda, è già apparso! Sempre sul mio cartone. Visto che il microfono è un po' alto. Cavolo, che capelli del cacchio. Ma Perché in dobbiamo realtà è mettere... perché, vi svelo, cioè, uno dei miei grandi segreti, io non vado dal parrucchiere, mi faccio tutto da sola, quindi ogni volta è una caccata. Però mi diverto come una scema. Per fortuna non c'è nessuno che ci sente. Per ora, forse no. Beh, sappiamo cosa potremmo fare in live se ci mettiamo troppo poco. Mi aiutate a togliere le carte da Commander? Perché sono un po' paranoica e mi scrivo le cose a mano. Non trovo più Facebook. La la la. Allora, condividiamo. Esatto. Chiaramente il titolone Ma aggiornato. quando è che è aggiornato? Una volta ogni tipo 15 si aggiorna, ma secondo me ho il sospetto così Aiuto. che ci sia qualcosa che non quadra. Ma no, ogni tanto lo fa. Fatto. Vabbè. Basta fare così. Ma Sì. che bello. Facebook ti permette di cambiare le robe che scrivi. Allora, ma è partita una live Di cosa? di Ricky che Sì. Ciao, sta sbustando. Ah, no, niente. Sta sbustando roba di prima. Max Inter 96, che è, suppongo essere Lorenzo, Può essere. Ho un sospetto l'interista. simile. Anche se quel 96 mi fa sentire vecchia, Sì, anche, e effettivamente. proprio quello rende tutto così credibile che sia lui. Bene. Allora, di cosa andiamo a parlare oggi? Ve lo facciamo un attimo Esatto, vedere intanto e. che arrivano persone. Guarda, è in rilievo, wow. E sì, più vecchi, più vecchi. Sto vecchi, ma più vecchi. Se insomma qualcuno si sente vecchio essendo un 89, Bene, qualcuno essendo il si sente vecchio 91. per essere un 91, soprattutto quando ti dicono ma mi sposto io perché insomma hai una certa età, come è successo. O quando i ragazzini ti dicono buonasera o Ma buonasera, ti danno del lei. signora, 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 non hai Bellissimo. coraggio. Tommot92. Chiunque tu sia, Grazie, grazie Chris. perché ci fai vedere Maro e ci rendi felice. Allora, le cose di cui andremo a parlare oggi sono quando spunterà qui in basso la live. Sì, dovrebbe essere, aspetta, tipo qua. Più o meno. Sul mio C'è, cartone. sì, c'è un, insomma, c'è questo simbolo. No, Qua, infatti, ho vedi? sbagliato tantissimo. Ok, no. E cliccate sul simbolo, che è il nostro, e c'è un bellissimo Join Giveaway. La cosa E ridicola da lì... di Twitch, cioè di questo giveaway, e il problema è che anche loro lo sanno, è che noi non sapremo quanta gente si iscrive al giveaway e soprattutto chi, cioè il chi in realtà è Cioè, il chi relativamente. verrà chiaramente estrapolato dopo. Ma più che altro il chi dici, vabbè, non mi interessa perché alla fine non è che vado a preferenza, altrimenti che giveaway è, ma sapere quanti si è già più Sì, utile perché almeno dici, quante cioè. persone ci hanno cagato in tutto Sì, nel questo. senso può rendere le cose un po' più interessanti anche per cosa succede, perché è tutto giallo. È rallentato da una pagina web il funzionamento del browser. Ok, grazie a cazzo. Va bene. Comunque, Ok. di cosa il giveaway lo ricordiamo, anche se ha fatto il post, ma sai, la gente a volte guarda solo alcune cose, e sarà l'estrazione il 5 di dicembre, Yes. yeah, martedì, non quello che arriva, ma quello dopo ancora, Esatto. e riceverete chi vincerà, riceverà il Duel Deck di cui abbiamo già parlato. Quindi, nel caso vi interessa, guardate le live precedenti. È molto carino in realtà, e ne sa perché comunque è uno dei Duel Deck con alcune ristampe che possono davvero essere utilizzate da qualche parte o Esatto. che comunque sono due tribali e quindi sono anche semplici per Più semplice da iniziare. giocare, un po' più...
Nel si senso, menano e e tra di basta. loro, sono bilanciati, In non sono realtà, malvagi. cioè, mi ricordo Però quello vedo che Mardu verso Jeskai, dove c'era il mazzo, cioè praticamente Speed è un verso Scanning, dove c'era il Jeskai che era un filino palloso, Sì, mentre quello era proprio fatto con male. Arcanis. Quello aveva fatto male. Quindi sono molto contenta che abbia iniziato a fare magari dei tribali dove dici è un prodotto per chi inizia, è un prodotto per collezionisti, ma almeno se inizi con un mazzo che puoi gestire o due mazzi comunque che tra di loro sono interessanti e possono menarsi. Sì, Allora, allora, Unstable. parliamo di Parliamo Unstable di Unstable. perché sono usciti gli spoiler completi, hanno fatto giustamente non la solita settimana o 2 settimane di spoiler, ma hanno fatto 1 settimana e mezza. Quindi da mercoledì c'era già la... Wow, Cosa wow. c'è? E niente, mi inviano foto Wow. di future magliette. Cosa stavo dicendo? Mi fai perdere Stable. te. Ok. Non lo so, mi sono persa. Mercoledì Sì. erano usciti gli spoiler. No, c'è Sono troppo alto usciti gli spoiler il completi, volume. ovviamente, a differenza di altre edizioni, più di una settimana prima. E questa cosa un po', oltre che l'ho fatto lavorare tanto e Ok. tanto molto velocemente, ha un po' destabilizzato le attese. In teoria sì, perché a parte che esce, beh, sì, tra 2 settimane, Sì, ma normalmente è una e settimana comunque prima. siamo 1 settimana prima del pre-release, quindi alla fine i Sì. tempi sono stati comunque rispettati più o meno. E quindi direi che adesso faremo una rapida overview di tutto il set. Buonanotte. Overview. Come sei? Overview. E partendo dalle meccaniche Altre più sì, di ma è telefono. Francesco che mi chiede se quello che ho condiviso era l'occhio Garruk. L'occhio È Garruk. una cosa a parte dove ha molto pelo qua sulle Ok. spalle e sai che è simpatico. Quindi partiamo con le Meccaniche. meccaniche, quelle nuove e diciamo principali. E andiamo da qua. Allora, in questo Unstable, questo Unset, ci Quindi, saranno delle fazioni. a differenza magari degli altri asset, risulterà anche più giocabile. E anche qui hanno inserito dei tribali, No. come tribali, nel senso dei Molto. gruppi che inserendo nelle varie fazioni, facendo un mazzo dedicato a una determinata fazione o un'altra, possono Esatto. avere meccaniche simili, interazioni simili e quindi gestirlo in modo più simile. Cioè, per Esatto. esempio, io comunque non sceglierò una fazione perché io voglio fare il mazzo con gli scoiattoli. Dipende da dove le carte, perché gli Scoiattoli, scoiattoli, scoiattoli non sono usciti pochi. Capito. scoiattoli, dadi, dadi, Dadi scoiattoli, scoiattolo. scoiattoli. Scoiatto dadi. E quindi ci sono queste 5 fazioni che sono rappresentate da tutti i bicolor alleati. Partiamo con il primo simbolino che vedete a partire da sinistra. Legame scoiattolesco. Esatto, legame scoiattolesco. Potere da sinistra è la fazione blu-bianca, che è Lord of the Widget, che è l'ordine dell'aggeggio, che può Quindi tutte essere quelle carte che abbiamo visto con l'illustrazione dove sembrano dei cavalieri con parti robotici. robotici, con parti meccaniche, questo è l'ordine. Esatto, poi abbiamo gli agenti dello SNIC, che sono delle spie ed è il simbolo quelli con l'ombrello La chiave barra chiave. chiave, sono delle spie che però sono molto maldestre e sono molto gadget, cioè danno più Tipo importanza ai gadget che al fatto che siano un delle ispettore spie, gadget spia maldestra. esatto, poi c'è la League of Dastardly Doom, che è la lampadina con l'esplosione col fungo atomico Che dentro. dovrebbero essere tipo i super I cattivi. super, esatto, scienziati Sì. pazzi, super cattivi e così. Poi ci sono i Goblin Explosioneer, che come Penso che il potete nome gli dà capire, abbastanza. esatto, Sì. sono i due Sono candelotti. goblin e che amano le esplosioni, più o Esatto. meno. E poi l'ultimo sono i Crossbreed Labs, quindi laboratori Che incrociati. potremmo definire una versione portata all'estremo dei Simic Esatto. perché
mischiano e basta, mischiano, Vogliono mischiano. mischiare cose diverse tra loro. Esatto, e E questo si è... vuole fare un'ampolla che si divide. Dove sta avvenendo una strana reazione. Sì, con delle bolle. Che cosa è stato introdotto nell'Unstable? Finalmente sono stati introdotti i congegni. I congegni erano quella meccanica che si erano visti su una carta in visione futura. Quindi stiamo riassumendo quello che era stato già detto. Esatto. In visione futura è apparsa una carta dove si parla di montare e smontare un congegno Esatto, che è un goblin. e, che non ricordo in questo momento il nome. Fustigatore capo. Esatto, e praticamente finalmente sono apparsi i congegni, ma la differenza dei congegni rispetto ad altre carte, possiamo metterla, possiamo definire i congegni simili alle carte Conspiracy, nel senso che Esatto. sono esterne al mazzo, non vanno contate nelle 40 carte del mazzo da draft, e sono le, ne ritroverete due per ogni Busta. busta e servono per attivare. Cioè, sono parti della meccanica dei congegni, cioè Sì, lo sono i con monti e fanno cose. hanno un mazzo parte, abbiamo detto, per distinguerli avranno infatti un retro della carta diverso, Saranno, che è questo qua. ognuno ne potrà avere al massimo, se non sbaglio, 15, No, in no? draft no. Io. In In draft non c'è questa draft non c'è limitazione. limite, potete usare tutti i congegni che draftate. In costruito, se mai qualcuno voglia giocare costruito con Unstable, il mazzo congegno sarà di 15 carte e i congegni devono essere tutti diversi l'uno dall'altro. Un piccolo commander side. E in più il retro della carta dei congegni spiega essenzialmente la regola dei congegni. E potete usare proprio Grey Kitsune, grazie, facciamo anche noi il balletto. Quindi Spiega i i congegni. congegni praticamente inizi la partita con un segnalino crank sul rocchetto 3. Lo sprocket, quindi lo vedete proprio fisicamente, potete usare il retro della carta per guidarvi. All'inizio del tuo mantenimento, se controlli un congegno, sposta il segnalino crank sul tuo prossimo rocchetto e avvia un qualsiasi numero dei congegni su quel rocchetto. Quindi parte dal 3, quindi vuol dire che appena riuscirete a montare un congegno, perché montare un congegno è, ho Cosa dici? bevuto l'aranciata, Oh. e quindi montare un congegno vuol dire rivelare il primo congegno del mazzo e metterlo su uno dei tre rocchetti. Quindi quando il segnalino crank si sposta su un rocchetto su cui tu hai montato dei congegni, puoi decidere di avviare un qualsiasi numero di quei congegni e poi ordinare te gli effetti come vuoi che si inneschino. E basta, cioè nel senso sembra complicato, ma in realtà è abbastanza semplice, è quasi una meccanica da gioco da tavolo, possiamo dire così, non è prettamente magiciana. E per darvi un'idea dei congegni, dato che avevano tutte le rarità, quindi avevano chiaramente forze differenti, sono alcuni più forti di altri. Per esempio, qua abbiamo un congegno comune. Che il caricatore a ombrelli, ogni qualvolta vi il caricatore a ombrelli, stappa o tappa o stappa una creatura bersaglio. Quindi stappi una tua creatura, Sì, tappi la creatura di un esatto. bersaglio e lo fai così. Diciamo che Questo. col fatto che va nel tuo mantenimento è più facile che tu tappi una Sì. creatura. Più che sta, a meno che non hai abilità attivate, però E vabbè, questa è comune, ipotesi. per l'appunto è un congegno comune. Per esempio, un uncommon è il dispositivo smarmellante, che in inglese è molto meglio perché sarebbe jamming device, però jamming vuol dire anche disturbare le comunicazioni, però Che qua è ogni proprio qualvolta avvii smarmellante. il dispositivo smarmellante, le creature controllate da un giocatore bersaglio prendono -1/-1 fino alla fine del turno. Quindi effettivamente disturbi anche loro. Esatto, onorare la lista degli ospiti. E nella lista degli ospiti che appartiene comunque, vedete che in basso, a sinistra della carta, c'è il Sì. logo della fazione a cui appartiene. Perché ci saranno per ogni fazione un tot di congegni e ovviamente vengono
caratterizzano e sono caratterizzati dallo stile di quella fazione. Esatto. In questo caso la lista degli ospiti dice che ogni qualvolta avvii la lista degli ospiti, una creatura bersaglio prende -x-x fino alla fine del turno, dove x è il numero di carte creatura nel cimitero del suo controllore. Quindi un po' un'idea, guardo il cimitero del Sì. controllore, Ma vedo se funziona oppure no. questo è forte perché in teoria se dai meno x uccidi una creatura e quindi aumenti la x ogni volta che lui si avvia. Esatto. E poi, per esempio, uno mitico è il progetto Li presi praticamente animaletto, tutti dallo l'ho stesso. presi perché ho un colore di effetti diversi. E ogni qualvolta avvii il progetto animaletto, metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una carta creatura bersaglio dal cimitero di un avversario. Comunque Interessante sono perché ultimamente hanno un sinergici. sacco di interazioni con i cimiteri. Questa cosa mi piace un sacco. E questa è la prima meccanica grossa. La seconda meccanica grossa sono cosa guardi? Niente, mi sono accorta che c'è lo stellino dietro. Vabbè, fa parte del bello della diretta, si Sto dice. coprendo lo stendino. Fortuna. No, E, dai, è solo un pigiama. sì, io non lo so cos'è. Comunque, no, non ci sono le mutandine. Dei Pokémon? No. No, no. La prossima meccanica grossa invece è quella che caratterizza i laboratori, i Incrociati. crossbreed labs, che sono le creature ospite e le creature con migliorare, e quelle le vediamo dopo. Le creature Allora, la ospite, creatura ospite, la prima che è stata spellata, se non sbaglio, era quell'adorabile un gattino, gattino, che sì. sembrava un po' quello dell'offerta innocua. Sì. E la creatura ospite è divisa a metà, come notiamo, ma proprio fisicamente sembra che sia strappata a metà e che ci sia Dopo un... essere stato attivato, dove viene messo? Rimane lì, non viene messo da nessuna parte. Il congegni, tra l'altro, quando li hai montati, contano come artefatti sul campo di battaglia. E quando vengono distrutti, non vanno nel cimitero, ma vanno in una pila degli scarti apposta per i congegni, che è la discarica. Allora, è divisa a metà perché notiamo una cosa particolare e io lo stavo aspettando perché ho detto non possiamo fare una carta di stable senza post-it. E notiamo che c'è un post-it. Quando questa creatura entra nel campo di battaglia, sul post-it c'è scritto questo e poi c'è un'abilità. La questione è questa: come notate, la carta ha il nome che è strappato e poi c'è una specie di portale, Divisoria. di divisoria. Questa divisoria funge da unione con le carte che gli possono essere Esatto. appoggiate sopra. Perché le... Rifacciamo, stavolta però... No, l'ho fatto l'esempio alla Ok, l'hai fatto fine. l'esempio. Allora, quindi, Quindi, per quando esempio, entra questa quando questa da entra. sola fa questa abilità, poi lancia un dado 6 facce, metti su questa creatura un numero di segnali più uno pari al risultato del dado, ma quando... Questa è quando entra quella. Quando viene... Esatto. E poi ce ne sono altre. Tipo puoi Tu pescare puoi una pescare una carta. carta. Creature artefatto anche con abilità. E queste sono le carte invece con migliorare. Come vedete sono più larghe, nel senso come se sforassero. In realtà è semplicemente una questione di grafica, Esatto. perché l'idea è che vengano appoggiate per completare l'altra carta. Ma soprattutto l'abilità appunto è migliorare, è Augment, che è un'abilità attivata dalla mano, infatti tu paghi il costo di migliorare, riveli la carta dalla mano e poi la combini con un ospite. Se la smetti explore, in cima alla faccia della punta ti fa mischiare tutte le carte con i miglioramenti. È Ah la sì, stessa, è c'era quella che anche dovrebbe essere nel sito successo. ufficiale della Wizard. E Ci la sono dei combini con un miscugli ospite veramente bersaglio e interessanti. puoi giocarla solo, puoi giocare questa abilità solo come stregoneria. Hai montato il colibrì cammello? No, poi c'è per esempio il ninja che invece la puoi attivare l'abilità come Soffermiamoci un senza attimo sul flavor. Torna indietro. avere. No, sul flavor di cosa? Di Sulla spiega, scusa, sulla reminder text. questa della Sì, ninja. Esatto, ma nella prima si vede meglio. no, Sì, la torna indietro. Allora, sì, si vede. rivela questa carta dalla tua mano, combinala con un ospite bersaglio, migliora solo quando potresti lanciare una stregoneria.
Una cosa particolare che in questo set possono fare è cambiare quello che è Eh sì, normale all'interno di una carta. esatto. In questo caso, leggendo la creatura del ninja, puoi attivare l'abilità di migliorare del ninja in ogni momento in cui potresti lanciare un istantaneo, cambiano il reminder text, Sì. che è rivela questa carta dalla tua mano, combinala con uno spirito di bersaglio, migliora su quando potessi io lascia stare. C'era proprio, oh, nevermind. Mi sembra, se non sbaglio. Esatto. Ed è molto divertente l'idea che si possano prendere queste libertà perché è l'asset. Esatto. Cioè, da un'altra parte non potresti farlo. Non è che puoi dire volare, ah no, non volare. No, volare no, è mica. Cautela, no, no. Cioè, tutte queste, si possono prendere queste piccole libertà di giocare all'interno della stessa carta. E poi quindi per esempio potreste combinare insieme avere un ninja Duro. canguro e questo è l'effetto che dovrebbe Il dare ninja canguro la può carta. essere quindi migliore. Il ninja può entrare a velocità di un istantaneo. Ogni qualvolta una creatura infligge danno da combattimento a un Questo giocatore, questa creatura lancia un dado a sei è tutto. facce, Esatto, tu metti. quello che prima si innescava all'entrata, quindi diventa una creatura. Esatto, diventa un mix tra le due creature, ha tutti i colori, tutti i tipi, il nome combinato. E la somma della forza e costituzione. Esatto, perché come notate, le creature con migliorare hanno un Più. bonus al forza costituzione, non hanno una loro forza costituzione. Cioè, l'idea è un po' quella che era stata proposta con il Big Fury Monster, con le due carte che si univano. È un passaggio Esatto. successivo a carte del subgenere di Brisella che si uniscono, perché qui non si uniscono semplicemente avvicinandosi, ma mettendosi una Proprio una sopra sopra l'altra, l'altra. creando un'unica grande carta. Comunque sta bene, Esatto. non vedo l'ora di Sì, provarla dal c'è il vivo. ninja con Sì. Non il culo di canguro. vedo l'ora di provarla dal vivo e magari con due foil. Se avrò culo. Questo era l'overview in generale. Passiamo a qualche carta, cioè a Passiamo a vedere qualche le carta carte interessante. che definiscono le cinque fazioni, soprattutto, e ne abbiamo un po'. Allora, no, per ogni fazione c'è almeno una bicolor. Qua vediamo quella della fazione bianco-blu, che in realtà è solo un artefatto leggendario, giustamente perché è la fazione legata agli artefatti. Che è il grande Calcotron, dice: quando entra nel campo di battaglia, la mano di ogni giocatore diventa un programma, ossia una fila orizzontale ordinata di carte rivelate. Quindi ognuno vede che cosa ha in mano. I giocatori possono giocare solo la prima carta del proprio programma. Se una carta sta per essere messa nella mano di un giocatore da una qualsiasi zona, quel giocatore invece la rivela e la mette in un qualsiasi punto del proprio programma. All'inizio della sottofase sottofase finale di ogni giocatore, se il programma di quel giocatore ha meno di 5 carte, il giocatore pesca un numero di carte pari alla differenza. Quindi, essenzialmente, tutti ordini le giocate rivelandole e poi nel senso, sei limitato, tra virgolette, ad avere il fatto di giocare le carte in un certo ordine. Però, nel senso, se tu le giochi, magari te le gestisci bene, mentre l'avversario può risultare, Complicato. esatto, per l'avversario può risultare complicato. E comunque una cosa costo 2 non è, cioè insomma è buffa, perché comunque ti cambia completamente il modo di giocare essenzialmente. Poi altre creature sono, e queste si vedono, ce n'è una per ogni fazione sempre, che praticamente conta i watermark. Ossia il simbolo che vedete lì In centro, sotto il in testo, centro, esatto. quello che diventa bellissimo sulla carta è poi. Esatto. Questo qua, per esempio, è un XX a costo 3 con cautela che ha Dove forza costituzione. pari al numero di watermark dell'ordine dell'aggeggio che controlli. Tre permanenti, di 3. nuovo. Ebbene, ecco qua. Dove? E magari anche mano. Sì, In dovrebbe questo. essere. Anche se è possibile in questo caso. Esatto. Allora, ogni qualvolta un artefatto entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, metti se ne hai più uno sul cavaliere svizzero, con un coltellino. Se quell'artefatto è un congegno, il cavaliere svizzero ha legame vitale fino alla fine del turno. Quindi anche interazione con gli Comunque, esatto, è artefatti. un bianco-blu con artefatti, essenzialmente.
Infatti abbiamo anche incantesimi che creano In artefatti, questo caso rimuovi artefatto gnomo. gnomi, Gnomo, esatto, rimuovi un segnalino da un permanente che controlli, fai un gnomo, sacrifichi un artefatto, scegli un tipo di segnalino nominato su una carta stampata, quindi qualsiasi tipo di segnalino, e metti uno di quei segnalini su un permanente. il serafino Torniamo. fai da te, anche questo ogni qualvolta attacca, puoi passare il segno il grimorio per una carta artefatto, le esilie rimescolo il grimorio. Il serafino fai da te ha la sezione di testo di ogni carta esiliata con il serafino fai da te in aggiunta alla propria. Quindi aggiunge fisicamente non abilità, Sì, ma proprio sezioni di tutto, esatto, testo. tutto il testo. Eh sì. Quest'angelo doveva essere. Doveva essere. Poi I abbiamo il biboli! ritorno dei Ah, no. Il biboli. ritorno Anzi, dei biboli, leggendaria. Eh sì. il capofazione. Allora, il bibolo sfocato, mi assomiglia un po', sfocato, questa creatura può essere bloccata solo se il giocatore in difesa stava indossando degli occhiali mentre stava venendo lanciata. Cioè, ci siamo immaginati, dopo aver letto l'abilità sfocato, che nel draft in negozio sarà praticamente, Impossibile. cioè, più o meno anche inutile, nel senso che contandoci quasi tutti indossiamo gli occhiali e la cosa è... Insomma, sì, abbiamo preso tutti gli occhiali. Quindi, però, ogni qualvolta il bibolo sfocato infligge danno da combattimento, un giocatore può pescare una carta e se lo fai scarti una carta. Dai, è anche È carino pure come formula, forte, pure forte. esatto. Quindi devi giocarlo quando vola. O tipo, ma fammi vedere gli occhiali che io li Sì, devo esatto. comprare, no? E ti gioco. Ecco. Esatto, quindi sarei costretto a mettere anche i tuoi. Poi Sì. c'è, per esempio, questo cippatore elicotterista. Quando entra nel campo di battaglia, puoi sacrificare un altro artefatto. Se lo fai, metti due segnali più uno su di lui e lui monta un congegno. Quindi, Quindi si fa sempre con gli artefatti. ingranagera gentile, la nonnina degli ingranaggi, le magie che lanci che si riferiscono a artefatti o congegni nel loro testo delle regole costano uno in meno per essere lanciate. Quindi, cose carine. Rocchettatore d'incastro, costo 1-1-1, tappa, disinstalla tutti i risultati dal rocchettatore ad incastro, poi lancia un dado 6 facce. Installa il risultato sul rocchettatore ad incastro, cioè metti il dado su questa carta. Puoi disinstallare un risultato dal rocchettatore ad incastro per usarlo al posto di un tuo lancio di dado, quindi sostituisci. Esatto. Disinstalla un 6 dal rocchettatore ad incastro, peschi una carta. È un po' brigosa, però potrebbe tornarti utile accumulare dei dadi con dei Esatto, buoni lanci. esatto. Poi un altro artefatto loro, mentre degli ingranaggi, uno costa uno volare, che ha costo 4, riassembla un congegno bersaglio che controlli, ossia lo sposti su un altro Rocchetto, che questa è una meccanica che hanno tipo due o tre carte in tutto il Sì. set, che è comunque forte. Poi quella dopo è gli Sneak, l'agente dello Quindi Phoebe, Sneak. leader dello Sneak, la sua abilità è in particolare perché ruba permanentemente la sezione di testo di una creatura bersaglio, ma non può essere bloccata da creature con il flavor text. Esatto, Non col dirò, testo. Il non lo testo dirò. di colore. Il testo di colore. Ah. Perché è tipo il testo afroamericano, non devi dire il testo di colore. Afroamericano amante. Cosa È c'è? Cosa c'è? qualcuno che ti insulta? Può essere. Ah No, no. era una battuta, era una citazione colta. No, Mettono facce. Sì. Mi era una citazione colta di Ratman, Ok. comunque. Quindi. Allora posso perdonartelo perché l'idea originale è di Ortolani. Quindi lo Sneak ci accorgiamo che potrebbe avere meccaniche particolarmente interessanti. Andiamo avanti. X è una delle creature più curiose del set, perché Sì, è oltre al una fatto spia. è una spia, ma oltre al fatto che ha una vita curiosa, per me è anche terrificante leggerlo, perché sto X, che ogni tanto è X, sembra che sia questo X, ma porca vacca Esatto. X. Fintanto che X è nella mano di un avversario del proprietario di X, il proprietario di X può lanciare X e attivare l'abilità di X, quell'avversario non può lanciare X, gioca con la mano rivelata. Le abilità di X. Allora, il testo di colore è il flavor text, è la frasetta sotto. Esatto, la frasetta che racconta di solito la storia.
in corsivo. Quindi metti X nella mano di un avversario bersaglio, puoi giocare una carta presente nella stessa mano di X senza pagare il suo costo di mana. Quindi praticamente la prima abilità è inserire la X Esatto. nella mano dell'avversario in modo tale da farlo giocare con la mano rivelata. E la seconda è paghi questo e Per giochi giocare per le giocare le carte carte della... dell'avversario. Può essere con... cioè, per alcune carte potrebbe essere controproducente perché ha un costo 5, ma potrebbe... perché comunque le paghi, Sì. però potrebbe essere anche interessante perché è una carta che può dar fastidio a te, la puoi giocare contro l'avversario. Quindi non conta niente. In che senso? Quasi tutto, torni dietro. Questo spazio è stato lasciato volontariamente vuoto, quindi quasi tutte non, Phoebe può essere bloccata solo da creature con il flavor. In realtà, rubandogli poi tutto il Esatto. testo, diventano anche quelle creature senza Flavor flavor. text. E poi ci accorgiamo che No, per. poi con. No, poi stai dicendo l'abilità di rubare la sezione di testo, ruba tutto, quindi anche le Tutto. abilità e Il anche watermark. il watermark non lasciando niente all'altra creatura. Quindi se lui gioca un 2-2 con doppio attacco cautela volare, tu gli rubi il testo, lei prende doppio attacco cautela volare e lui non rimane, gli rimane un 2-2 secco. Non conta niente togliere il testo di colore. Eh no, conta perché lei può essere bloccata in quel modo. Però lei appunto non ruba soltanto il testo di colore, lei ruba tutto il testo di una carta. Quindi anche tutte le sue abilità, Esatto. che è quello che magari interessa. Allora, passiamo dopo X Vediamo e un'altra. vediamo l'addormento orologi. Sono praticamente gli agenti dello Sneak hanno tutte queste abilità che ti fanno giocare le cose degli altri, essenzialmente. Soprattutto lei, quando entra, tu scegli fase iniziale, fase principale pre-combattimento, fase di combattimento, fase principale Te l'ho post-combattimento. detto! Vabbè, ditelo ai Ah. Te traduttori di Magic degli anni 90, non so cosa devo dirvi. l'ho detto che è una sensazione strana. O fase finale, Mi tu prende tipo rubi. qua. Rubi quella fase da un giocatore bersaglio durante il suo prossimo turno, ossia nel turno dell'avversario, se tu scegli, che ne so, fase principale per combattimento, lui fa stappa, mantenimento, pesca e poi tu fai una fase principale e poi lui fa la combat e rifà tutto il turno. Testo di sapore. È il testo di sapore, Totò sapore. Un'altra, questa qua è un uncommon che però ci fa vedere comunque, aspetta, traduzione ufficiale, il testo narrativo è ancora peggio, penso io, il testo narrativo. Ok, però al mio orecchio è un po' più accettabile perché mi narra la lore. L'accetto per quello. E poi perché testo narrativo è un testo che comunque lo leggo Un ai testo bambini, quindi testo narrativo, esatto, è narrativo una è favola di una favola. Va solito. bene, meglio, meglio di testo di colore. No, meglio testo di colore. Di profumo. Spedizione Eh dello sì, ma è Sneak. meno razzista. Vero, anche quello. Giusto. Politically correct. Guarda le prime carte del grimorio di un giocatore bersaglio, quindi non le tue. Non... Cioè, lo Sneak No, un sono giocatore. giocatore. I lo Sneak sono io che mi faccio gli affari degli altri. Di un giocatore bersaglio, se ha un watermark degli agenti dello Sneak, puoi rivelarla e aggiungerla alla tua mano, altrimenti mettila in cima in fondo al grimorio del suo proprietario. Quindi, se sai che l'altro non gioca niente dello Sneak, magari Sì, sei sì. Sì. accorto, gliela metti magari in fondo, altrimenti te la ti rendi. Oppure la tua peschi una carta e Esatto, che prendo una poi carta in più. è una carta in più Magari comunque in mano. lo fai come istantaneo, quindi non è male. Parcheggio, questo vabbè, oltre che hai coperto la cosa più bella Vabbè. dell'illustrazione, che è il Pomeranian, un po' di carte di Unstable che hai già visto, quindi tranquillo, Sì. Alter. Il taccheggio è bellissimo, più che altro per il flavor. Metti un permanente non terra bersaglio nella tua mano, puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore la prossima volta che lanci quella carta. La frase, il flavor. Rapimento di cani è un termine così brutto. Lo vedrei più come una ridistribuzione unilaterale di animali domestici.
Perché vi dico che questa cosa per me è bellissima? Perché ci capita di andare in giro. Quando andiamo Sì. in giro, Vediamo. vediamo dei cani e abbiamo reazioni Dei tipo bei cani, dei di bei cani. Di solito. solito ci giriamo quando ci sono dei bei cani, mica, ci giriamo quando c'è un cane di un certo rilievo. Il problema è che quando c'è un cane di un certo rilievo e di una dimensione, accettabile, nel senso che di solito non faccio queste cose con, stile Malamute Samoiedo, ma con corgi o con bassotti, però in realtà no, anche con gli altri. Io dico letteralmente: ma se lo rapisco e me lo metto in borsa, se ne accorgono. Quindi io sono il taccheggiatore Esatto, in tu questo sei lui. caso. Cioè io, perché insomma sono troppo belli e io quindi lo vorrei mettere in borsa. Solo che di solito, amando cani molto grandi, la cosa è un È po' un po' difficile, irrealizzabile. Cioè sì, tipo dovrei serve un mettere un borsone. labrador in borsetta. Però con i bassotti grassi si può fare. Sì. Poi c'è la tata sospetta. La tata sospetta che ti assomiglia un filino, potresti farti crescere la barba così. Quando in Fritz Dan da combattimento un giocatore, la tata sospetta riassembla un congegno bersaglio controllato da quel giocatore. Prendi il controllo e spostalo su uno dei tuoi orpicchi. Anche qua Esatto. sempre prende le cose degli altri. Se fossi un cucciolo, il Labrador. Ma no, ma perché sono importanti E i no, Labrador che è che vediamo. allora il problema è il cucciolo intanto non rimane mai cucciolo, anche se mia madre sogna di prendersi un labrador nano che rimanga basso. Quindi, e poi a me piacciono i cani grandi, anche i gatti. I cuccioli non mi fanno effetto, mi sono quelli adulti, quelli grassi, quelli grossi. C'è cioè, un bel labrador marrone di quelli col codone grosso, così, cioè un bel cane. Devi riuscire ad Devi abbracciare, a far abbracciare, fatica, esatto. cioè quando lo coccoli deve avere tanto spazio. Per tante coccole. Esatto. Poi abbiamo detto che sono anche nere, questi, per esempio, questa, vabbè, una stregoneria distrugge una creatura, poi monta un congegno, qua tutti montano i congegni, essenzialmente. Poi abbiamo il ninja Il abilissimo. ninja abilissimo è stupendo, perché il ninja abilissimo no, rivela il ninja abilissimo dalla Esatto. tua mano. Il ninja abilissimo è sul campo di battaglia nella tua mano fino alla fine del turno. Esatto, contemporaneamente. Ed è Contemporaneamente. un 1 rapido che lo pompi a costo 2. Poi c'è un'operativa plateale che è un 2-3 costo 4 con minacciare un ninja. Ogni qualvolta Finalmente infligge una cosa minacciare normale. danno da combattimento a un giocatore, lei monta un congegno, anche perché si vede, avete ha montato il coso con gli origami e tutto. Poi c'è la League of Dastardly Doom che è capeggiato comunque uno dei suoi maggiori esponenti è questo barone Von Count che abbiamo già detto anche nella live scorsa comunque è particolare perché bisogna usare proprio la sua carta fare il suo effetto ossia entra nel campo di battaglia con un segnale destino sul 5 ossia sul 5 proprio quello lì dietro di Veramente come lui. se fosse un collega simpatico. Ogni qualvolta lancia una magia con il numero segnato all'interno del suo costo di mana, della stazione di test, della forza, della costituzione, sposti il segnalino di un numero a sinistra. Esatto, Quindi fisicamente ci sarà un segnalino sulla fai un carta. countdown, il barone von Count non ci si aspetta altro. Quando il segnalino destino si sposta dall'1, quindi dall'1, cioè che lancia una cosa a costo 1 in quel caso, distruggi un giocatore bersaglio e metti quel segnalino sul 5. E quindi rifai ripartire tutto. E il bello è che distruggi quel giocatore, un giocatore bersaglio. Io, allora, in negozio mi Sì. posso immaginare che non succederà molto al massimo. E quando si saranno draft in separata sede, cosa potrebbe Distruggilo di essere il botte. distruggi? Perché It's the conoscendo. final Distruggi il giocatore avversario con le persone che conosciamo noi, potrebbe essere qualcosa di. Sì, tipo fagli bere tutti i zuccherini in un colpo. Oppure tiralo giù a suon di bestemmie. Esatto. C'è bisogno di una versione in formato grande del barone per command. Sì, Sarebbe una figata. secondo me Azing, se glielo proponi, Sì, lo glielo te lo fa fa. subito. Un altro esponente della Lega è Faccio sorridere. Grusilda, mischia mostri, e dice le creature combinate, incantate, equipaggiate, non togliono minacciate, ma le partite da sono 1v1 multiplayer, modificate come con la Nintendo. Ci sono delle carte, no, in realtà c'è una carta,
No, il draft Il draft è normalmente è uno uno più di uno. uno, se non lo organizzate in modo diverso voi, ma in draft sono uno di uno. Esatto. C'è una carta, qua adesso non c'è più, però vi raccontiamo, che è un costo 2, un verde e un bianco, e dici che una persona esterna alla partita diventa il tuo compagno di squadra. Solo io vedo il Ludovic che doveva essere. Eh no, non solo tu. Un po' tutti, abbiamo le creature combinate, incantate ed equipaggiate che controlli hanno minacciare questa cosa, cioè pensatelo come comandante, sarebbe Sì. spettacolare più che il combinarsi, ma il resto, mette sul campo di battaglia sul tuo controllo due creature, due carte creatura bersaglio dai cimiteri combinate come un'unica creatura. Sarebbe fantastico. Sì, questo è proprio Ludovic, doveva essere così Cioè, Ludovic, questo è punto. Ludovic. Poi c'è Mario Kill ha un'altra, esatto, un'altra cattivona, 5-5 costo 6, che un però a vestito interessante. costo 2 dice scambio un killbot, che sono degli artefattini a costo 1, 2, dei 2, 1, se non sbaglio, scambia un killbot o Mario Kill nella tua mano con un killbot o Mario Kill sul campo di Quindi puoi battaglia, un scambiare un 1-1 con un 5-5. 5-5, e lo puoi fare quando vuoi, proprio, e lo scambio non è che uno lascia il campo di battaglia e l'altro entra nel campo di battaglia, è come se si sostituisse istantaneamente, quindi non ci sono innescate che partono essenzialmente. E questa è Lacrime divertente. su Ludovic. La che mi sono. Poi, per esempio, un'altra buffa è il cranio volante, che è un 4-1 a costo 6, con volare. Quando entra, distrugge una creatura bersaglio e metti la tua testa sul tavolo. Sacrifica il cranio volante quando la tua testa smette di toccare il tavolo. Quindi devi Sembra, giocare. cioè, sembra Cosa? qualcos'altro. Che Sembra cosa? voodoo. Sì, esatto, ma molto voodoo. Poi questa è la carta, Vabbè, una delle carte più belle. questa, L'abbiamo ok, vista anche l'abbiamo già l'altra volta. vista, soffermiamoci un istante. Le carte creatura dei cimiteri possono attaccare e bloccare come se fossero sul campo di battaglia, possono bloccare o essere bloccate solo da carte creatura nei cimiteri. Sono zombie in aggiunta ai loro altri tipi e hanno tocco cremare, che è, Che se stanno bello. per il cremante, se stanno per infliggere danno a una carta creatura, invece la esili. Le carte creature nei Adesso cimiteri sembrava. hanno rapidità, cioè è stupenda, Sì, basta, è sì. Poi spettacolare. c'è L'impiccato, come l'impiccato. notiamo, sta facendo l'omino dell'impiccato sul petto tatuato e soprattutto sta facendo l'impiccato là dietro, anche se normalmente con l'impiccato c'è l'ultima letterina, almeno da noi, la Non prima e so. l'ultima, forse la fanno così con la prima e basta. Mentre nel campo di battaglia annotati segretamente una parola dalle 6 alle 8 lettere, e anche qui divertitevi. A questo 1 un giocatore bersaglio che non controlla l'impiccato prova a indovinare la parola annotata o una lettera non ancora indovinata di quella parola. Se quel giocatore non indovina, mette un segnale +1/+1 sull'impiccato. Un qualsiasi giocatore può attivare questa abilità. Quando un giocatore indovina la parola annotata o tutte le sue lettere, sacrifica l'impiccato. Quindi potrebbe diventare anche un ciccione Sì. se scegli una parola un po' complessa o comunque se non hanno fortuna. Esatto. Cioè, le voci sulla mia morte è un incantesimo a costo 3 che dice a costo 4 esilio un permanente che controlli con un watermark della Lega, rimetti sul campo di battaglia una carta permanente con un watermark della Lega del nome del destino dal tuo cimitero. Quindi essenzialmente rianimi le cose, ed è un incantesimo e lo puoi fare come istantaneo, quindi se riesci a farti un mazzo con tutti i watermark così non è per nulla male. E poi si passa sul rosso. Tanto ho notato che i bicolor sono più concentrati sul primo colore, cioè diciamo la fazione bicolor è più concentrata sul primo colore ed è il secondo colore proprio secondario, infatti sono più carte nere della Lega Sì, rispetto alle carte rispetto alle rosse. carte rosse. Allora, il conto alla rovescia è 1, i giocatori giocano una sottopartita di Magic partendo da un punto vita e usando i loro grimoire come mazzi. È tipo Per il giocare contro resto mille. della partita principale, se una fonte sta per infliggere danno a un giocatore che non ha vinto la sottopartita, invece infligge il doppio di quel danno a quel giocatore.
Quindi è una sottopartita che però dura poco. Hanno capito che se proprio devono fare delle carte che fanno fare le sottopartite, non devono durare tantissimo. È il barone von Count? Sì, Sì. è lui, chiaramente lui. E Ising l'ha usato tipo come immagine di profilo, cioè si diverte come un matto. Poi questo è un altro cattivo che è la grande idea. Allora, è un Cos'è? malvagio cervellone e a costo 4, 2 e rossone, 2 rosso o nero, lancia un dado 6 facce, crea un numero di pedine creatura cervellone 1-1 rosso e pari al risultato. Tappa 3 cervelloni stappati che controlli, la prossima volta che stai per lanciare un dado a 6 facce, invece lancia 2 dadi a 6 facce e utilizza il totale dei risultati. Quindi in teoria sciami i cervelloni. Esatto, sempre di più. Super mega raggio della morte è un istantaneo contravolgere che infligge 4 danni a una creatura bersaglio, ma a travolgere Esatto, quindi l'eccesso al lo dà al giocatore. giocatore, il nuovo Crenco, esatto, mazzo cervellone. Poi ci sono i goblin, che sono rosso-verdi e sono quelli che montano più congegni di tutti. Perché i goblin piacciono i congegni, qui insegno. E questo è il vecchio Ronzi Scorza, che è uno che è quello che ha il testo forse più complesso, che però in realtà è una cavolata, è solo che hanno dovuto metterlo con il regolamento di Magic. Praticamente dice: quando entri nel campo di battaglia, tu lanci X dadi a 6 facce, dove X è quello che paghi, chiaramente X, da un'altezza minima in centimetri del doppio di X. Chiaramente Cosa? in inglese era lancia X dadi a X pollici di altezza, solo che un pollice sono 2,5 cm, quindi per semplificare lanci dal doppio di X Sì, centimetri, ok. quindi paghi 2, lanci 2 dadi da 4 cm di altezza. Per ogni dado metti un numero di segnini più uno pari al risultato su ogni creatura che controlli che quel dado sta toccando, Cioè, quindi quindi li non è sulle lanci, creature. aspetti che si fermino e poi controlli tutti i dadi sulle tue creature che stanno toccando le tue creature, mettono tanti segnalini più uno, quanto è il loro risultato sulle creature che stanno toccando. Mentre quelli che toccano le creature degli avversari gli fanno tanto danno quanto è il risultato del dado che sta toccando la creatura. Ok, Semplicemente. quindi sperate di tirare tanti dadi da 6, tanti Esatto. 6 sul dadi da 6. Puoi sciamare Sì, poi dati li perdi in giro infiniti e per il poi negozio. esatto, esattamente. Quindi i goblin montano, come dicevo, molto i congegni. Infatti qua c'è un 1-1 costo 1 che quando entra monta un congegno, che secondo me è fortissimo, perché potresti rivelare congegni OP subito. Cioè, questa qua è la carta che, l'unica carta a bordo nero, a parte le terre base, che era quella che era stata stampata in Visione Futura, ed è, diciamo, sono stati costretti a metterla a bordo nero, perché Esatto. l'avevano già stampata a bordo nero. Questa in teoria è l'unica carta legale. Esatto, e dice gli altri assemblatori che controlli prendono +1/+0 hanno rapidità, e gli assemblatori ce ne sono molti tra i goblin, ma anche negli altri colori, qualcosina. Se un assemblatore che controlli sta per montare un congegno, invece monta 2 congegni. Quindi ti aiuta a sciamare subito i congegni, essenzialmente. Questo è il Il fustigatore fustigatore del del mese. mese. Carta con un'arte meravigliosa. Quando il fustigatore del mese entra nel campo di battaglia, monta un congegno per ogni congegno che controlli. La cosa interessante è che effettivamente è il dipendente del mese, ma è attaccato lui stesso. Non c'è la foto perché, sai, Eh sì, insomma. e gli hanno lanciato addosso tipo dei Sì. pomodori. I benefici non sono il massimo. Facciamo un Fustigatore fustigatore temporaneo, anche temporaneo. qui vediamo che sono assemblatori. 6 tappa, il fustigatore temporaneo monta un congegno. Martello Festival Esplosivo, che in inglese sta per... Hammerfest Boomtastic. Esatto, che suona effettivamente meglio, però non potevamo fare altrimenti, anche perché Boomtastic non è propriamente italiano. Penso Non è sia proprio neanche musica, inglese. è più danno irreparabile all'udito. Ogni qualvolta lanci una magia con il watermark degli esplosionisti Goblin, il Martello Festival Esplosivo infligge 2 danni a una creatura, a un giocatore avversario. Lo lasci lì, pum pum. Sono anche dei goblin monoverdi, Wow! l'assemblatore in gita di piacere, che quando entra monta un congegno. In gita di piacere. Sì, e il battiterreno, che è un 2-2 costo 2, tappi 4, lancia un dado a 6 facce, lui prende +X fino alla fine del turno, dove X è il Cos'è il battipista risultato. in versione goblin?
E ogni qualvolta ottieni un risultato pari superiore a 5 dopo un lancio di dado, lui prende travolgere fino a fine turno. Non è malaccio. E poi un altro, sì, questi che sono solo i goblin monoverdi. Il rappresentante, ogni volta un altro goblin entra nel campo di battaglia sotto tuo controllo, puoi pagare uno e se lo fai lui monta un congegno. Quindi è tutto sul montare congegni, quasi un vero tribale. Poi c'è il dottor Julius Jumblemorph, che è una creatura leggendaria E che ha basta. tutti i tipi di creatura. Esatto, è per quello che non hanno potuto scrivere molto altro. Esatto. Ogni qualvolta una creatura ospite entra nel campo di battaglia sotto il tuo E le controllo, creature ospiti sono quelle che abbiamo quelle col visto con, post-it, esatto, con la divisione a metà. puoi passare in rassegna il tuo grimorio e o cimitero per una carta con migliorare e combinarla con quell'ospite. Se passi in rassegna il tuo grimorio in questo modo, rimescolalo. Quindi, ogni qualvolta entra un ospite, tu puoi andarti a cercare un Sì, e miglioramento glielo attacchi subito, subito. quindi questo è veramente forte. Poi guardatelo che carino. Eh sì, è un po' di tutto. È un po' di tutto, ma è tutto carino. Poi, e questi qua sono i laboratori che sono chiaramente molto basati sulla meccanica dell'ospite del migliorare. Infatti, questa stregoneria costo 2 Passi dice. rassegna il tuo grimorio per una carta ospite o una carta migliorare. Migliorare, rivelala, aggiungila alla tua mano e poi rimescola il tuo grimorio. È molto interessanti le due creature. Sì, poi La qui. druida del sacro Becker. Questo mi fa ricordare i momenti interessanti in prima e In seconda chimica. superiore. Aggiungi un mana alla tua riserva di mana, un mana verde alla tua riserva di mana per ogni watermark dei laboratori incrociati e tra i permanenti che controlli. Questa rampa. Flavor. Gli altri cercano di essere i migliori della propria classe, lei vuole assolutamente essere il migliore del proprio film. Basta. Basta così. Manti Questa dell'ottatrice. Mancava, mancava, mancava una carta che potessi lanciare. lanciare. Anche perché la mantide, l'ottatrice dice: aspetta un attimo, fintando che questa magia è sulla pila, i giocatori non possono spostare le carte dal campo di battaglia. E la mantide dottatrice entra in campo di battaglia lanciando la distanza di almeno 1 metro. Quindi, se per caso quella sera qualcuno si alza e inizia a lanciare roba, sta proprio Esatto. giocando questa. Quando entra in campo di battaglia, lotta con una creatura controllata da un avversario che ha toccato Con ogni con creatura che ogni creatura controlla. che ha toccato quando è entrata. Quindi è proprio la lanci, devi lottare fisicamente con le creature. E poi c'è il pugno veramente Mamma mia, epico. anche questa è un tocco di classe. Non so se tutti voi vi ricordate il blocco di Khans of Tarkir dove c'era Surrak che nella prima in Khans of Tarkir prendeva quindi un Un orso, orso. in Dei Draghi di trofò. Ah sì, dai, Tarkir ritardi. prendeva a pugni un drago. Esatto, In qua c'è. questo caso c'è l'orso che prende a pugni il drago. Sì, che poi è un orso drago, Un secondo orso me, drago che perché prende a ha le pugni, fa lo ali. stesso. O è l'ali. Non si capisce se sono le ali, cioè se è un orso Non ha importanza. mischiato, che cosa che penso che sia, o sono Eh le ali sì, del perché fa ancora drago. più male dell'orso Esatto. medio. E il pugno è veramente epico. Una creatura bersaglio che controlli prende +2/+2 se ha un ospite o a migliorare. Poi Poi lotta lotta. con una creatura bersaglio che non controlli. Ma la cosa interessante è proprio l'illustrazione che Sì, richiama, è una le altre citazione. due Che è illustrazioni. un Poi pugno epico. c'è l'animaletta del docente che tappi 3, lo sacrifichi, passi un segno di grimorio per una carta con migliorare, combinala con un ospite bersaglio che controlli e poi rimescola il grimorio. Questo anche questo è molto forte. Infatti fa metà dell'effetto più o meno. No, in realtà fa proprio l'effetto del dottor Esatto, però lo fa Julius una volta una volta sola. sola. E poi un altro combat trick, costo 1, una creatura bersaglio prende +2/+2 fino alla fine del turno, se è un ospite o a migliorare, ha anche legame vitale fino alla fine del turno. Quelli che assistono al mio lavoro spesso dubitano della sua utilità, non li ho mai capiti. Come per esempio unire un coniglietto con un granchio. Insomma, Non lo so. ok, finite. E questa era diciamo, la scrollata di carte Di di Unstable, Unstable. ovviamente quando giocherete da Unstable non abbiate paura di chiedere agli altri giocatori, negoziante, a chiunque Sì. abbia il ruling tra le mani per Sì. giocare al meglio, anche perché alcune cose
verranno spiegate al È meglio. uscito, no, è già È già uscito uscito. l'articolo e da domani inizio a tradurlo perché è lunghissimo. Lo Quindi, immaginavamo. però fortunatamente ho una settimana di ferie, giusto la settimana del release, Sì, quindi dovrei farcela a no, mi stavo dicendo, far uscire. perché tu hai detto, giusto una settimana di ferie, ma non era Cosa c'è? dall'1? Eh sì, però è in quella settimana lì. No, ma non è ancora l'1, Lo perché so. finisci qui. Quindi dovrei Ma riuscire dovrò a fare solo farcela un'intera a settimana e anche quella. pubblicarlo, prima di venerdì Ma era solo prossimo. perché ho due Cosa c'è? aggiornamenti questa settimana e mi stavo dicendo, ma io non li ho ancora fatti. E non mi ha detto che era a casa dal 4, cioè dall'1. Perché io non ho fatto gli Non lo so aggiornamenti? se tu non sai che giorno è oggi, non è colpa mia. So che è sabato. Scusa. So che è sabato prima degli aggiornamenti del Nebraska. Il resto non lo so. Mi Ok. aggiorni. Allora, sì, a proposito di Nebraska, sembrerebbe, anche se non ho ancora ricevuto risposta, che ci saremmo sia sabato che domenica. Cioè, noi ci siamo. Vestita come? Non ancora. No. Vestiti o no, non lo sappiamo. Al massimo mi presenterò vestita da Nissa con delle token appoggiate e dirò: vuoi vedere la mia Sì, l'hai tocca già, fa 02? già detto la settimana E vabbè, scorsa. magari non sono gli stessi. E poi così almeno sanno che la pirla che si avvicina sono sempre io. Quindi ci vediamo a Nebraska nel caso. Quanto è costato Transform? 40 euro. Perché l'abbiamo preso in L'abbiamo prevendita. preordinato prima che uscisse, che sapessimo ancora che carte ci fossero La cosa dentro. molto elegante E di Transform. abbiamo capito che per i Foundable ultimamente conviene prenderli in preordine al prezzo consigliato, basta. Di solito ci si ripaga molto Ieri sera, bene. quando ci è stato consegnato, il negoziante ce l'ha consegnato nella scatolina bianca, Sì. dove vengono consegnate sempre. Il problema è che ne aveva tre in mano e ce li passava, sembravano delle cassette di un porno. Sì. Allora, iniziamo con. Esatto, apriamo il. Sai che non si metterà mai a fuoco. Ok, invece si è messo a fuoco più o meno. Ok. Ok, ma la cosa migliore è che ora. Lo apriamo. No. Oh, ma che carino il dado. Allora, dai su. Ma questo è sopra. Ok, Cosa? questo. Allora. Ma lì sotto c'è qualcosa di bello. Sì. Allora, dentro ovviamente c'è il foglio di spiegazione con da una parte Gedeone, ma soprattutto dall'altra c'è l'illustrazione del nuovo Delver. Secondo me è molto carino. All'interno ci sono la storia un pochino dei personaggi, cioè nel senso soprattutto per i Planeswalker. Sì, cioè praticamente in questa edizione c'è la storia di queste carte, di chi sono e Sì. quando è uscito, l'anno in cui, Sì. l'anno di uscita e la Sì. loro storia. Molte di queste carte vengono effettivamente, meno white, mono white, vengono ancora giocate, tra cui in particolare quello che verrà apprezzato di più è il Delver of Sono Secret. dritte. La cosa che Ho fa un po' paura è paura. effettivamente che sono Sono dritte. praticamente dritte. Adesso vediamo se tirandole fuori in realtà non c'è tipo il vuoto qua dentro, quindi le sta scomprimendo. Sì, può darsi. Sai che io non riesco ad aprirlo. Vabbè, basta seguire la linea rossa. L'hanno fatta apposta. Sono rimaste dritte. La cosa fa ancora più paura. Ah, però c'ho. Sono Sono incollate incollate tra di loro perché c'è il foil. da una parte e dall'altra. Difetto Sia da una parte che dall'altra. Ok, questo. Allora, iniziamo con sembra che sia dello scotch e non l'alcolico. una Liliana. Questa finirebbe, se non fossi maniaca, finirebbe subito nel mio commander. Come faccio il Delver? Ok, ce l'ho fatta. Questa la tengo un attimo da parte. Giriamo, giriamo.
perché mi serve la sorella. Nuova art. Allora, le nuove art sono quella del Delver e quella del Landmaster. E quella di Abbiamo e Garruk. quella di Garruk. Qua abbiamo Chandra, perché dentro ci sono i 5 Planeswalker di Origins, Esatto. tutti e 5. Ecco perché comunque il prezzo magari si alza un po'. Demone, hanno scelto questo per fare la trasformazione da artefatto a... Che Esatto. Poi c'è Jace, carino. Dream Prodigy, tutto bello foiloso. Il foil è particolarmente bello, secondo me è più bello del solito. È più lucido del solito. Per chi ama Garro, che c'è anche lui che è venuto a trovarci e non a ucciderci. Che Chi è non ci... il Garruk Bicolor e intanto io faccio vedere loro due Sì, fai vedere un po'. insieme perché no, altrimenti loro due sono belli insieme Brunegisela. Ok. e formano ovviamente Brisele, anche queste finiranno tipo subito nei miei mazzi. C'è E poi da apriamo un ultimo. aprare il terzo. Tieni Dammi, dammi, questo. dammi, No, hai detto che dammi, non sai dammi, 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 dammi
Sai che mi diverto? Lo devo avere, sì, ci sono un po' di carte che bisogna mettere nei Le command, devo aprire. anche perché abbiamo l'Huntmaster Esatto, di Magali. con l'arte di Magalì, quindi io prego in tutte le lingue che Magalì si ripresenti ancora in Italia. Esatto. Che non ti ripacco. Avacyn, Archangel Avacyn. l'arcangelo, anche se preferivo l'altra, ma l'altra ce l'abbiamo da E poi non è Angel. bifronte. Lo so, ma la scelta meno apprezzata per Esatto. quello che è l'ultima edizione. Quindi... Esatto, che Però venendo comunque da Ixalan, però è è fin molto bella. avrebbe potuto scegliere un'altra di queste carte, semplicemente. Arlincord, che richiama il Planeswalker tipo Garruk, però a differenza di Garruk, dietro cambia la È sua sempre forma esatto. completamente. Poi l'ultima carta presente nel From the Vault è il simpatico vampiro di Innistrad, Nascondo. Ok. che diventa un ciccione immane. È un From the Vault particolarmente bello e ovviamente questo per anche questo. Sì. È No, partic... è l'inizio sbagliato. Vabbè, è un From the Vault particolarmente bello perché contiene delle carte che sono foil, se davanti qui dietro, quindi è bellissimo, Esatto. di un foil particolarmente, in realtà secondo me è più bello del solito No, questo più o meno. e Secondo me perché sono sia davanti che dietro, quindi anche la consistenza è effettivamente è diversa diversa. con almeno delle carte giocate, per esempio. Beh, abbiamo scoperto che tipo in Frontier vengono giocate Sì, quasi viene giocato tutte, tutto. viene giocato molto Delver, viene giocato molto Chiaro. Jace, e quindi in realtà è un From the Vault che se uno ha preso in prevendita può darsi che non gli rimanga lì sul groppo a non far greve, a Esatto. prendere polvere. E questo è quanto. Ora Sì, dovremmo adesso metterle dobbiamo a mettere tutto a posto. posto. E, Ricordiamo ricordiamo il... A chi? chi è che cosa? Non lo so. Ricordiamo a chi non l'ha ancora preso che sono carte giocate. Sì, no, non ho capito a chi. Aia. Non lo Ricordiamo so. che c'è il giveaway per chi si fosse connesso dopo e si stesse chiedendo: ma cos'è quella roba lì che mi compare quando passo il mouse sul video? Da browser. Sul browser, esatto, perché abbiamo scoperto che è solo da browser su PC e non dall'applicazione di Twitch si vede. Beh, siete in due, transform 1. È per entrambi. Ah, tutti e due abbiamo preso. Cioè, Cioè, nel nel senso, senso, è in tanto comune. le carte ce le scambiamo.
Quindi io di solito tengo le carte. È normale che mi faccia riscrivere? Boh. Riscriviti. Non lo sappiamo. Tu riscriviti nel caso. Cioè, in realtà loro stessi hanno detto che ci sono svariati problemi su chi ha creato la possibilità di fare un giveaway si è lamentato delle problematiche del farlo. Quindi non sappiamo bene, cioè, non ti lamentare di un prodotto se lo stai facendo oppure sistemalo. Riscriviti, noi non ci offendiamo. Ah, Nel sai senso. che può essere che funzioni che, dato che noi adesso stiamo facendo più live, Tu ti posso sì, ti fa iscrivere riscrivere, ma tu? poi toglie la tua iscrizione perché rilegge i log precedenti. Ah, Ok, quindi ok. altrimenti, cioè immaginiamo che fosse una questione tutte le volte che vede la live nuova ti puoi iscrivere, però poi si accorge che ci sei già tra la Esatto. cosa. Il problema è quanti siete, non lo sappiamo, non alzate la mano adesso, ci fidiamo che ci sia qualcuno. Come si fa? Allora c'è qua in basso, se non sbaglio. No, tipo qui, in questa zona, qua, in questa Ok, zona. appare il logo della pagina che brilla. Ci clicchi sopra, la prima opzione è iscriviti al giveaway, ci clicchi sopra ed è In fatta. teoria è fatta. Però solo da browser, non da applicazione Esatto. Twitch. Si vede quanti siamo. Voi vi vedete? A noi non ce lo fa vedere. Diteci quanti siamo. Esatto. Su, ditecelo. Perché Noi noi non possiamo chiaramente vederlo. non. Cioè, non ci iscriviamo, no? Vabbè che no, noi non abbiamo gestione Non è, cioè, su quello, è purtroppo. ridicolo. Cioè, è proprio la Perché funzionalità che è un altrimenti po'. se 10 per ora. Perfetto. 10. Era solo per sapere, perché se noi ci mettiamo dentro per vedere in quanti siamo, poi però non possiamo toglierci e quindi metti che Hai vinto! vinciamo noi il nostro good deck, non è Grandi! proprio il caso. Sì. Cioè, poi non so se, Perfetto. perché si sono tutti lamentati che non si poteva sapere quanti si erano, quindi ci siamo fidati, non siamo andati troppo a incasinare. In realtà abbiamo guardato e non si capiva. Comunque 10, 10 è un buon numero, ovviamente non ci aspettavamo, cioè nel senso non è che siamo lì, oddio, ci aspettiamo lo stesso quantitativo di gente che voleva il box, anche perché è un dual deck, non è un box, ovvio. Esatto. Però era una cosa carina anche che potevamo fare, dato che ne avevamo due, uno tra capo e collo. E così proviamo a vedere qualche funzionalità nuova di Twitch, magari riuscire a far aggiungere qualcun altro alle vostre fila e cose così, anche se secondo me su Facebook se lo sono cagati in pochi, Sì, un po' di striscio, però però fa lo stesso. vediamo, almeno proviamo. Cioè, lo so che vedere le nostre facce è un po' terribile, ma. Siamo bellissimi. Sì, e adesso vi Bene, vi salutiamo. Buon salutiamo. pomeriggio, buona serata e divertitevi e soprattutto Grazie di essere qui giocate. e giocate, giocate, giocate. Giocate e io devo finire di montare e di sistemare il Sì, e poi commander dobbiamo perché, come fare vi ho altre cose. detto, sono un po' paranoica. Tipo, io mi scrivo le liste a Sì, mano non e. lo so, sei matta, ci sono 1.000 siti No, per a mano è più scriversi le facile. tutte le liste, E quindi. quindi è più facile. Tu te le scrivi, poi ti tiri su una riga in quelle che non ti servono, controlli su MTG Sì. Card Info cosa fa davvero e non vai a memoria perché poi mi dimentico le cose. E basta, li sistemi. Il problema è che il mio commander ha ancora tipo 80 robe e non sono terre. Esatto, non c'è nessuna terra. Tre A me terre. non è uscito quel logo. Dipende da dove stai guardando. Perché se stai guardando da E penso tu applicazione. ci debba almeno followare. Però Temo. in teoria ci stai, se non sbaglio, dovresti essere tra i nostri follower. Chi è che mi ha mandato foto? Quindi controlla. Aspetta, perché i commander non finiscono mai. Purtroppo sì. Beh, al massimo grido, vediamo la Ok. prossima volta, perché la prossima. Lorenzo Ok, 1. perché mi arrivano Sì. messaggi da numeri che non ho di giveaway? No, vabbè, ora Ah, questo arriverà, ok. sarà in qualche conversazione. Spawn ogni tot tempo per evitare i login per il solo giveaway. Ah, non lo sapevo. Neanche questa. Anche perché io ogni volta che Ah, entravamo. ok, ciao Lorenzo.
non ti... Perché voi simpatiche persone che non avete l'immagine del profilo o che la mettete solo per i contatti vostri, siete delle persone orribili perché io mi baso su riconoscere le persone dalle foto. Se poi voi le togliete e mi scrivete, io non ho la più pallida idea. Cioè, immaginavo perché che fosse qualcuno dei Sì, gruppi. chiaro. Insomma. Bene. Benissimo. Per quanto riguarda, no, figurati. No, no, no. Sono... Per quanto riguarda Grido, prova a controllare sempre di seguirci e adesso magari parliamo un pochino a caso, 5 minuti, giusto per vedere che ti esponi. Anche se in realtà io poi, noi, facendo poi partire il video, basta passare sul mouse e allora lì si vedeva subito, ma forse perché siamo noi, nel senso siamo col profilo del canale, chiaramente. Inception di Lorenzi. Esatto, è quello. Aspetta. Cos'è? Question. Solo che non le Ah, leggo vabbè, mai. E no, è perché i colori sono quelli del è mazzo che è stato uscito, sistemato. perfetto. Devi cliccarci sopra e poi cliccare la prima opzione. Esatto. Anche perché l'altra è tipo, se non sbaglio, accumula mana e non c'entra. Sì, perché voi, senza, guardandoci, guardando queste belle faccine, state accumulando del mana che dobbiamo ancora capire cosa vi serve, ma lo state Però accumulando. sì, intanto ve l'abbiamo fatto. Vabbè, sì, la prima opzione è ancora il Sì. giveaway. Queste persone attorno a me che correggono tutte le cose che mi dicono, ah, ne ho una di qua. Ma guarda che perché lui non, ancora non ci Sì, fa lo sta, stesso. non è tarato. Mi ricordo te, che correggi pure che ti Non dico. è vero. Comunque, il Bene. mana prima o poi lo Vi spenderemo. invaderemo in live invocando creature. Esatto, Va bene. l'idea può essere anche quella. Sarebbe Vediamo, sì, interessante. possiamo Dobbiamo vedere. trovare uno scopo. Dobbiamo, perché abbiamo visto che c'è questa cosa qua e Streamlabs propone robe tipo: ah, ti seguo su Twitter, ti seguo su Facebook, cose così molto social, ma a noi non interessa anche perché non abbiamo Twitter e Facebook è la pagina, quindi ci Beh, io ho seguiamo. Twitter. Oddio, Automod, posso sentire. Vabbè. Bratte, a quanto pare non gli piace. Bratte non gli piace, non lo so. Hardcastare gli Eldrazi, esatto. Hardcastare sì, ma Bratta no. Bratte Allora sì. è più Non lo so, hard. non lo so. Vabbè. Grido penso abbia fatto il giveaway, si sia Sì. inserito pure lui, quindi vi salutiamo e ci vediamo martedì alle 9, come al Sì, solito. trovando qualcosa da raccontarvi. Parleremo di qualcosa sicuramente, anche perché vediamo, aiuto. Non è la prima volta che ci capita che sì, l'automod che ci dice ma qualcuno ha detto una porcata, ma non è non è vero. vero! Quindi Mi servirebbe state. l'automod per WhatsApp. Sì, quello sì. Ciao Fage, cos'è Redim Mana? È una cosa. Cosa? Ciao purtroppo abbiamo finito Fage, però puoi Allora, il Redeem riguardare il Mana video. noi potete accumulare mana, ma Guardandoci. guardandoci, ma per ora non abbiamo ancora trovato una funzione decente per farvelo Sì, spendere. perché non possiamo sbloccarlo, non possiamo bloccarla come funzionalità. Oh, quindi Però possiamo decidere come farvi usare questo mana, ma per delle cavolate. Quindi vediamo se ci mettiamo qualcosa per rendere un pochino più frizzante la live. Frizzante, ho usato l'aggettivo frizzante. era tipo dagli anni 80 che non sentivo questa cosa. Volevo ringraziare tanto per aver parlato di Found the Bottom, sono già saliti di un botto. Eh sì, abbiamo visto. Una cosa che Infatti. vi consigliamo su prodotti di un certo tipo, ciao Ricky, Ciao Ricky. di un certo tipo è di ovviamente se il vostro negoziante di Negozio, fiducia esatto. E grazie a voi li avevo ve li preordinati. fa preordinare, cioè Grande. vi permette di preordinarli, cosa che quasi tutti Sì, si riescono a insomma. farlo, di prendere determinati prodotti sono molto meglio perché dopo gli spoiler, o in questo caso era ipotetico, però c'era già, cioè non c'erano tantissimi, un pool di carte Esatto. immenso,
andate un po' a risparmiare, anche perché comunque il negoziante in sé, quando li preordina, li paga nel prezzo giusto. Esatto. Non va neanche lui a perderci e quindi è un consiglio che su alcuni prodotti, se siete Sì. veramente interessati, prendeteli in prevendita perché un po' ci Alla risparmiate fine voi. risparmiate, perché al massimo un prodotto appena uscito inizia a calare di prezzo, ma dopo tanto E tempo, quindi comunque prodotti ci si invece come FrontVolt guadagna. fanno fatica a calare di prezzo. Esatto, tipo è successo solo a uno, che è il Annihilation, quello con le vratte che però facevano pena. Però E quindi sì. tutti gli altri sono sempre saliti, FrontVolt, quindi almeno i FrontVolt mi sento abbastanza sicuro di dirvi, se potete preordinatelo al prezzo consigliato. Io penso di prendere le sfuse. E beh, se ti interessano quelle che costano poco, certo, Cioè, più che chiaro. altro, se non ti interessa un Vrim Prodigy, Esatto, un puoi prendere o un Delver. Delver, le prendi sfuse. Se ti interessava avere un ipotetico Delver, perché quella era una delle grandi ipotesi, o sognavi, come abbiamo sognato noi, di avere Jace, e poi effettivamente c'era, una prevendita era il migliore. Comunque questo è il migliore mai uscito come FrontVolt, sbaglio? Non è. Non Però è un esattamente. buon Sì. FrontVolt, nel senso che non è di quelli che dici belle le tre carte che vedi e il resto fa un po' pena, invece in questo caso sono belle tutte. Secondo me forse tra i migliori c'è comunque Relix. Relix e anche Realms, soprattutto quello con le terre, perché quello con le terre chiaramente vengono Quindi come in giocate realtà stiamo ovunque. finendo il video più a come l'ha finito il professore quando ha presentato, andate dal Esatto. vostro negoziante di fiducia, comprate dal vostro negoziante di fiducia, Esatto. perché comunque cioè, vi tratta bene e Sì. soprattutto sapete Cioè, che prodotti comprate ci i sono. prodotti dove giocate. Quindi se avete un A negozio, crea, cioè, comprate nel quella negozio. è inciccionire e rafforzare la community. Relix e Realms. Sì. Reami. Anche Angel non faceva Però schifissimo, però erano era su molto da Angel, commander. sì. Esatto, il prof lo dice sempre. Potevano mettere il demone dell'abbazia o il vampiro diventato il Drazi a posto dell'incantesimo nero. Esatto. No, il tizio insetto dovevano No, metterlo. no, no, cioè, tu non hai idea. Se non Delver. mettono Delver, la gente non, cioè, la metà della gente non lo compra. Questo prodotto è Delver. Al posto del tizio insetto. Ma Cioè, sai, questa carta viene viene giocata giocata in tutti i formati, tutti, tutti, tutti. compreso il vintage. La giocano in vintage, cioè quella carta è il motivo per cui il prodotto sale di prezzo. Cioè, non è Jace, Esatto. è Sì, Vrim. è più Jace. Eh Seriamente. sì. Cioè, il problema, oltre a Jace che è giocato, è Delver. Cioè, la gente vuole Delver. La gente prenderebbe il 4 per di quello per pimparsi un Esatto, mazzo. si gioca dal Pauper al T1, Deeply Triggered. Cioè, io l'ho odiato Delver, l'ho odiato alla follia perché la gente non faceva. Sono 10 euro, Great. Esatto, cioè, nel senso, c'è cioè, splashano. Splash il blu per Delver. Questa è la carta che vale il Proud Devote, è lui. Cioè, è vero, Jace è fortissimo, però è lui Cioè, che. Jace vale il FrontVolt dal punto di vista Economico. economico, e il Delver lo vale dal punto di vista di gioco, Cioè, perché nel Del. senso, Delver era quella carta. Se non mettevano Jace, ok, diceva beh, un Planeswalker, giocato, bla bla. Se non mettevano Delver, veniva ignorato il prodotto. Da molti, sì, Molto probabilmente veniva sì. ignorato. Cioè, dici, ma come di merda, però viene giocato ovunque, porca vacca. Sì, E sta 10 euro foil, Rage quit. comunque. Aiuto. Adesso salto il tavolo. Sì, Sì. Ok. aspetta che mi calmo. Dopo questo sclero finale sul Delver. Poi con quest'arte è stupendo, cioè Sì. sembra un tossico Ancora assurdo, Revenant, quello è prima non è stupendo. che Ma questa è di cambiamo. Lasaido, quindi è ancora Sì. più bella. Bene, vi lasciamo finalmente. Cioè, Niente, stavo pensando a Delver. sapete cosa? Io rido perché dentro non ci sono i token. Eton è quella carta, il token. Avevano detto che È mettevano vero, il c'era scritto che avevo token. messo il token. E invece no. Avevo rischiato l'assedio al mio Esatto, è headquarter, non quello. basta.
Bene, ma non era un attacco chiaramente a te, Grido, però No, era per era, farti capire quanto quella carta sia cioè il tizio in sesso forte che giocato, tu insomma, sì. guardi e dici sembra un tossico del cacchio perché ci hanno pure cambiato l'art, non potevano mettere un Jace più figo o una Liliana più gnocca. Quella carta che a cui non dai 2 lire quando la guardi, se la leggi e te la infilano ovunque, è Sì. una pena. Cioè, i mazzi sono una pena. È davvero bellissima. Quindi, è anche perché effettivamente, in realtà, spezzo una lancia sulla cosa, se uno non ha mai giocato contro un mono blu Certo. o un blu con dentro Delver, pensa sia una, dice, è una comune. Cazzo, mettici una rara. Invece no, il problema è che è la comune che viene giocata Sì, ovunque. è una delle comuni, penso. Io dico invece È il avrebbero potuto. fulmine blu quasi, è come Avrebbero fulmine blu. potuto Sì, evitare il vampiro, quello, l'incantesimo. cioè se volevi mettere qualcosa, Comunque metti, non facendo solo so, dei un pezzi del Widow's singolo, se Landing. 60-70 prendendolo in prova ci guadagni un casino. Sì, anche Sì. perché è molto probabile che il prodotto andando avanti, cioè i Frondevol di solito andando avanti col tempo acquistano valore perché chiaramente è un prodotto limitato, poi ce ne sono sempre di meno in giro, eccetera, eccetera, tutte cose economiche di economia. Che capisci il valore di Delver solo quando lo trovi conto. Esatto, cioè, nel senso, l'idea è proprio quella. Per un periodo abbiamo giocato Pauper e avevo un mazzo abbastanza antipatico perché comunque giocando tra mutanti era un mazzo di una certa rottura di scatole, ma non potevi niente contro Mono Blue Delver Vabbè, perché sto coso no, di merda si girava e poi vabbè, fa lo stesso. è la Ok. stessa cosa anche in Modern, in Legacy e in T1, vedi te. Cioè, va bene. Ok, vi lasciamo davvero stavolta, questa è la terza volta che lo dico. Esatto. Le carte che mi interessano, grazie al cielo, insieme, sfuse e devolte, arrivano poco più di 15. Bene, meglio Esatto. per te. Probabilmente sono quelle che un pochino abbassano il tutto. Però sono tutte belle, è È quello che quello. conta. È il foil. Che bello, che bello. Benissimo, ciao a tutti, grazie ancora Buona. per averci seguito, ci vediamo Scusateci per martedì. l'aereo squitto, ma è stato colpito il Sì. piccolo Delver. Ci vediamo martedì alle 21, dove parleremo di cose che diremo sulla pagina lunedì, Come al probabilmente. solito. Quindi, ciao a tutti e buona serata, buon A sabato. martedì. Ciao ciao.